Come hai lavorato, Luca, per trovare la luce giusta per questo contesto e per questo film? Ma guarda, io sono, senza voler essere presuntuoso, molto interessato all'aspetto un po' sociologico dell'illuminazione. Questo film era molto interessante perché sono tre tipi di case diverse, una casa proletaria, una casa di un intellettuale, delle case borghesi, e quindi mi sembrava necessario cercare di rispettare queste tipologie di illuminazione così diverse, così sociologicamente differenti. E questo è quello che ho cercato di fare perché poi questo soggetto suggeriva un'attenzione di questo tipo. Però al di là di questa domanda, che mi sembra molto giusta e corretta, io volevo dire che credo di aver fatto più di un centinaio di film nella vita, ma questo film è uno dei film in cui sono stato più felice, dice Come dici il tu? titolo. Cioè sono stato bene dall'inizio alla fine e durante la notte non facevo gli incubi che generalmente faccio, ero molto felice. Questo è merito di Michela e degli attori. Ma questo perché c'è un'energia positiva, perché cerca di farci capire perché hai dormito sereno invece di avere il film. No, è molto strano perché poi quei film sono stranissimi, sono tutti diversi l'uno dall'altro, però c'era una serenità, una tranquillità, un affetto, un'empatia, appunto, come mai questo altro qui. Questo è merito della regista e non solo e dei suoi interpreti. È vero. E tu sei così, uno dei luoghi comuni che ti riguarda, comuni positivi, è che tu non usi troppa luce, no? Cioè ti affidi, questo lo dico in modo che appunto, possiate avere degli elementi di informazione in più, così quando andate a vedere un altro film con la luce o meno di Bigazzi, no? Uno magari nota queste cose. Perché fai Col questo? buio di Bigazzi. Non col Sì. buio di Bigazzi, vabbè, questo qua. No, cioè, io insomma penso che la questione fondamentale è essere veloci, nel senso che perdere tempo a mettere delle luci, delle bandiere, delle cose inutili spesso sia sbagliato, perché i film sono degli attori e penso che i film vadano, il tempo vada dedicato alla recitazione, alla possibilità agli attori di ripetere più volte la stessa scena e non perdersi in formalismi deteriori. Quindi cerco di essere veloce e metto da parte. Luca, al di là della velocità, a volte poi mi dava il tempo perché dovevo andarmi a cambiare, perché logicamente stando in scena mi diceva sbrigati, vai. Lui ha anche la velocità di risolvere delle problematiche che a volte capitano. E questo poi è la grande velocità, l'intuizione che ha Luca. Noi abbiamo fatto i sopralluoghi insieme, siamo stati a stretto contatto per le settimane dei sopralluoghi e abbiamo lavorato bene durante il film, perché poi avevamo preparato bene, aveva il film una grande armonia, cioè è stata tanta anche leggerezza, ma allo stesso tempo trottavamo come dei pazzi perché avevamo poche settimane, queste poche settimane dovevamo andare veloci e Luca lavora, lo sanno tutti, con tre macchine, a volte con due, Luca dipende dalla scena. E questo lo voglio dire, praticamente quando ci sono tre macchine ci sono tre operatori di macchina, tre focus call, quindi stanno tutti, sono due, quattro, sei persone all'interno di un ambiente. Casa Mazzoni era veramente piccola, era veramente una casa di Fiumicino, era una casa di pescatori e la capacità che ha Luca Bigazzi di mimetizzarsi addosso a una parete, diventare piccolissimo lui con tutti i suoi assistenti, quindi non riesci proprio a percepire la macchina, si nascondono. A un certo punto ero davanti alla macchina da presa, dicevo, ma dov'è la macchina da presa? Vedo tutto rosso, vedo tutto rosso. Io avevo un Golf rosso, ero io che impallavo la macchina da presa. Cioè, rendetevi conto come era nascosta la macchina presa di Luca Bigazzi. È stata la figura più brutta che ho fatto e volevo condividerla qua.